sa Sardegna è una cosa, è una terra particolare, è l'unica, sono unica naturalmente tutto sa Sardegna, però noi siamo cose a chi sa Sardegna la terra, no? Prima di tutto per esempio su canta la tradizione, noi siamo metà attaccato veramente a questa tradizione. A tutto su chi non sana tramannato sono antico. E poi sicuramente la Sardegna è una di, come tesinarata, che è una terra della scusa antica di questo mondo. La Sardegna è una terra forse un po' misteriosa, una terra che affascina, una terra che mantiene, che trasmette e sussurra la sua bellezza. La Sardegna è una terra molto da scoprire e quindi come una persona ancora infantile, proprio un infante che deve essere ancora preso per mano e guidato. I miei rapporti con la Sardegna e Sardo Sardo sono discreti, no? Sono quelli che dovrebbero essere i rapporti dell'uomo sardo con la Sardegna. Noi sì, abbiamo ormai su cora a Sassente, che hanno initi a norvisitare, che sono ospiti a nostra, so, damo tutto su cora. Poi naturalmente, a un certo punto, non sono anche sa vita sua, non sono deve tesichire sa vita sua, e quindi abbiamo un pacchetto, un ovrino, no? Un pacchetto di diffidenza, probabilmente. Forse una delle cose più belle che abbiamo e che sento comunque da chi ci vede da fuori è la nostra sincerità, è la nostra, il nostro modo di accogliere e il nostro modo di conservare intatti certi modi di vivere. Conta molto, moltissimo. Che uno ami la propria terra, ma io penso a tutti. Io l'amo la Sardegna, è la mia terra, dove sono nata, cresciuta, ho lavorato, ho fatto tutto. La Sardegna è indubbiamente un posto che, avendo, guardando anche la conformazione delle rocce, del terreno, è antichissima. Quindi se la terra è una spugna che attira e conserva forze misteriose, energie di tanti tipi, è chiaro che la Sardegna non è nata ieri, quindi non è una ragazzina con poca esperienza, ma è una come dire, un evento antichissimo che si porta dietro tutto questo splendore misterioso che abbiamo visto che contagia e arriva, comunica anche ai non sardi. Ma io, l'operaio mi pare che non si dovrebbe accontentare mai di quello che fa. Non è mai sufficiente quello che fa l'operaio, perché dovrebbe essere un tipo di lavoro che dovrebbe avere delle, come posso dire, dei miglioramenti. Non dovrebbe essere, non è che si dovrebbe entrare a fare lo spazzino e rimani spazzino. Si dovrebbe fare un tipo di lavoro, per esempio, che ti dà un po' di differenza quando arrivi poi alla fine del lavoro che stai facendo. A me pare poi. Ma io spero in un ritorno della terra, alla terra da parte di tutti. Perché credo che tutto si può cambiare al mondo, ma il contatto della terra è proprio necessario, perché è dalla terra che nascono tutti i nostri frutti. Io ho un piccolo terreno,
dove cerco qualche volta di fare un orto. Ti parlo di cose pratiche, perché per me il ritorno alla terra significa curare la terra e fare maturare le cose che la terra ci dà, perché è come un albero che fai crescere, se tu non lo sfrondi e se non lo potti, quest'albero non matura bene, e la terra vuole anche quella curata per dare frutti sempre migliori. E credo, adesso credo che sia ancora di più necessario che i giovani ritornino, oppure che qualcuno gli faccia capire che la terra è la cosa più importante. La campagna non ti darà soldi, non guadagnerai, però c'è una cosa, che tu hai sempre da mangiare, perché da mangiare ne produrrai sempre, per te e anche per gli altri, cioè perché ne produci anche in avanzo, capito? Non è come uno che vive in città con i tempi che corriamo, con la crisi che c'è, che vedi che molta gente per il lavoro alla fine non ti puoi pagare l'affitto, dopo 2 mesi uno magari che ha uno stipendio che può andare tranquillamente avanti, dopo 2 mesi ti trovi lì che stai cercando già da mangiare nella spazzatura. Cioè, questo in campagna secondo me non succederà mai. Un'altra delle ragioni per cui ho scelto questo tipo di vita è stato proprio lo staccarmi dall'obbligo del crearsi una posizione nella vita, insomma del far soldi, anzi proprio i soldi in particolare è stato proprio il motivo principale per cui ho scelto questo tipo di vita, cioè provare a rinunciare ai soldi, insomma. E devo dire che ci sono riuscito, perché infatti i soldi non li ho mai fatto, insomma. Beh, sì, Giampaolo secondo me ha rifiutato, ecco, certi modi del... ecco, gli stereotipi del lavoro fisso, del guadagno sicuro, della vita in città che ti garantisce certe cose, e dell'appoggiarsi sempre a qualcun altro per fare qualsiasi cosa, un'attività. Ecco, lui stare alle dipendenze di qualcuno non è una cosa che avrebbe fatto volentieri. Il fatto del lavoro, ecco, dipendi da qualcuno, devi fare quelle cose entro quei tempi e per quelle cose riceverai uno stipendio, una paga, un guadagno o qualche cosa. E io invece l'idea di avere la sicurezza di un lavoro fisso ce l'ho avuta e l'ho voluto avere, ecco. Sì, ho avuto molte difficoltà, perché non è stato facile tutti i primi anni che sono ero qui. I primi 11 anni ero senza corrente elettrica, per dire, non c'avevo la macchina, dunque non avevo neanche nessun altro mezzo, dunque mi muovevo a piedi, facevo tutto a mano perché non avevo nessun attrezzo elettrico, nessun attrezzo meccanico. Dunque chiaramente 11 anni fatti in quel modo lì, anzi molte volte non avevo manco il gas per cucinare, dunque facevo tutto col fuoco, eccetera. Ecco, fare tutta questa cosa qui, ricordarmela adesso me la sento quasi come un'azione eroica, in effetti, sì, cioè chiaramente, visto se riguarda il passato, ho avuto anche grandi difficoltà, ovviamente, perché non è che... Però il fatto di esserci riuscito, già effettivamente mi sento da quel punto di vista realizzato, anche se non è effettivamente quella la realizzazione che magari normalmente si aspetta dalle persone, insomma, così. Però appunto io in questo sono non credo proprio che, anche per questo ho avuto veramente modo per una serie di cose fortuite, poi, perché in effetti io sono venuto qui anche con l'idea che non avrei neanche più rivisto altre persone, cioè era talmente isolato come posto che pensavo di fare una vita anche molto solitaria, di rinunciare anche a un sacco di cose, rapporti, anche che poteva essere a 22 anni, anche con le ragazze, con le cose. Invece, stranamente, un qualche fluido, chissà che tipo di cosa è successa, la cosa sta che invece questo posto qui ha trovato talmente tante persone, in effetti, negli anni, che ormai ci sono talmente tanti di quei ricordi e di gente che è passata da queste parti che insomma
mi hanno proprio riempito la vita, in effetti non... Andiamo, dai, andiamo dagli asinelli? E non dà la soddisfazione. Ok, andiamo. Giusto per un fatto burocratico, forse sarebbe stato bello avere le spalle coperte da un posto fisso, ma avere, che ne so, la pensione, ma quello poi alla fine non mi interessava neanche più tanto. No, ho preferito fare le cose che ho voluto. No? Quindi iscrivermi come artigiano e poi anche come commerciante e pagare le tasse conto mio. A volte mi sono, alcuni giorni sono stati molto difficili nel fare scelte, perché la scelta non è stata semplice. Perché rinunciare al posto fisso, a un lavoro che non puoi avere la sicurezza di un domani, però mi è andata bene. Caoie, zoom non funziona a gettone, sì. Però ottenere una minima cosa a bicchierti e suinari, però suinari è un problema se non bilasa, ma è un problema se binastroppo dei nari. Si sa sente che i nari si scassata. Si sente né io che troppo denari di scassa somma tesi. I denari devono essere un mezzo per la vita e non un vine della vita. Quindi tocca di azzappare un equilibrio, un rapporto che suonare chi non siete un rapporto di dipendenza, ma un rapporto, un pacchetto di distanze. Così denari non è tutto, bisogna tante cose in sa vita. La vita è una sola, la vita dura pacco. E quindi suinari è solo un'illusione che ti illude veramente di cercare un obiettivo della vita tua, ma tocca di essere molto attento a suinari. Di solito è giusto nascere nel posto dove si nasce, perché ci sono tutte quelle cause che creano i presupposti per quella che sarà la tua vita. Non significa che quello sia l'unico posto che una persona debba vivere, ma esistono persone che sono veramente a un certo punto chiamate da un'altra parte. Poi fra i giovani può anche esistere una tendenza superficialmente avventuriera. Come dire, vado, io voglio andare fuori perché qui non c'è niente. Quella può essere una forma di provincialismo. A Sassari non c'è niente, la Sardegna non offre niente, oppure una forma di esterofilia, anche lì un po' ingenua, perché alla fine il mondo inteso come nostra percezione del mondo, quindi della vita, dell'umanità, non credo che sia più bello in un posto o più in un altro, nel senso che non ci sono persone più brave o più intelligenti in Nepal o in America o in Africa o a Sassari. Onde nasci cresci, me l'ha insegnato mio nonno, cioè è sempre un detto, cioè era un detto che andava bene sia per il bestiame che per l'uomo e per tutte le cose, cioè è un significato che dove nasci cresci nel tuo ambiente naturale, capito? Allora, io penso che comunque ognuno debba prendere una strada. Nella sua vita ognuno decide come vivere e in che modo segnare la sua vita. Cioè, sono le persone molto, molto sedentarie come le persone molto nomadi, che comunque amano visitare posti nuovi, che amano rapportarsi con gli altri, conoscere ciò che non abbiamo la possibilità al di fuori delle immagini, al di fuori delle TV, delle informazioni che possiamo avere. Comunque secondo me le persone che decidono di visitare, di conoscere, di confrontarsi con altre realtà sono delle persone molto grandi e molto forti. Sarebbe il segno più bello della vita di una persona, di qualsiasi cosa, perché tu sei nato lì, ti ambienti lì e cresci lì, è come un albero. Hai visto che molti alberi nascono in mezzo a una roccia, perché lui è nato naturale lì, se tu vai a piantarlo cerchi di farlo crescere non ci riuscirai mai, però lui che è nato naturale lì, io molte volte girando in campagna vai lì,
ci sono alberi secolari in un infranto roccioso che l'uomo, se tu lo pianta, anche se lo curi molto bene, non ci riuscirai mai a farlo crescere, perché purtroppo la natura, lui è nato lì e è cresciuto lì. A certo problema già ti pone ne vinza già a pensare non troppo in positivo dessa terra tua. E t'hanno magari bes questa gana de non cannare, no? De lasciare esa terra nostra, che abbiamo scoperto una terra a metà più ricca, che non ha dato un lavoro, che non sa che guadagnare. Però poi, secondo me, fondamentalmente non bilacche a dimenticare la reichina tua, non bilacche, è impossibile. Io non credo che una persona, per quanto potete stare bene in Australia, un usardo che è stato in Australia, in Germania, in America, non credo che possa dimenticare gai facilmente la terra sua. No, beh, si può mantenere la sana e la pura. Se uno è stobricato a si incannare per il travaglio o per qualsiasi cosa, stobricato è dunque già. Però i dimos che sono emigrati, che bisogna fuori, in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Ovesiata, forse sono più attaccati così a Sardegna che non noi. Non riesco a stare tanto tempo fuori perché comunque si è creato un legame talmente forte che ti spinge a rientrare. Adesso non potrei più abitare in un palazzo in città, ecco, sento che, o anche in una campagna senza verde, senza alberi, senza piatta, queste cose non potrei farle. Perché comunque non è facile decidere di partire, di stare lontano dalla propria terra, dalla propria famiglia, per scelte di vita che possono essere comunque lavorative o semplicemente di un periodo magari breve, anche solo di esperienza. La mia idea è quella che uno debba abbandonare tutto per inseguire una stella importante, tutto, perché l'abbandonare le cose consciamente, le cose e purtroppo anche le persone, è una delle più alte forme di amore verso noi stessi, ma non di egoismo, di amore, perché liberandoci dal bisogno degli altri acquisiamo paradossalmente la capacità di dare amore agli altri. Ti spinge l'attaccamento alla terra, agli animali, l'attaccamento al mangiare, ai modi di vivere. Secondo me chi ha la Sardegna dentro non riesce a mollarla per un lungo periodo, prima o poi torna. A nessuno fa piacere perdere la propria città, le proprie abitudini, la famiglia, gli amici, ma quello che ci può dare l'inseguire il nostro sogno è superiore e tutto sommato non elimina quell'altro, che se Dio vuole c'è sempre il tempo per portarci di dietro o per fargli migliorare grazie a quello che noi abbiamo fatto andando a vedere cosa c'era oltre. E quindi la mia idea è quella di andare e di abbandonare. Io ho lavorato dal 42 sino al 77. Io sono dovuto entrare in miniera praticamente per scelta, perché mio padre lavorava lì. Io non sono nato lì, però avevo 4 anni quando siamo arrivati lì, e che ero un bambino là. E man mano come sono cresciuto, poi scuola e poi ho incominciato il lavoro. Si poteva incominciare a lavorare a 16 anni. A 16 anni si poteva incominciare, poi a 18 si poteva entrare all'interno, perché a 16 anni non si poteva entrare nel sottosuolo. Mentre invece a 18 si poteva entrare anche nel sottosuolo e si facevano i lavori normali di minatore.
lasciare la famiglia è un po' complicato. Ci sono dei lavori alle volte che comportano l'obbligatorietà di lasciare la famiglia per dover fare un'altra cosa. Io preferirei seguire la famiglia, se è possibile, e continuare anche il lavoro che si può fare. Il negozio nel 40... 48. E 60 anni ci ho fatto lì. E perché eravamo in campagna e non si vedeva un soldo. Ed io aspettavo il primo figlio e mi servivano soldi. E ho cambiato, perché prima si lavorava in campagna. Io posso ritenermi molto fortunato, perché comunque ho trovato un'azienda già avviata che la mia famiglia ha creato, mio nonno, mio bisnonno, con il suo poco comunque si è cresciuto e mi ritengo fortunato in questo campo. Ho deciso per mia scelta di seguire questa attività, lo faccio con passione, lo faccio perché mi sento di farlo. Sono contento perché, cioè, la soddisfazione di un padre è che i figli seguano il lavoro del padre. La famiglia comunque ha un'importanza, perché crescere da soli sarebbe molto difficile. La famiglia, se una famiglia buona, una famiglia sana, riesce a indirizzarti meglio. Quando il percorso si restringe, ci sono meno possibilità. Spero di trovare qualche cartello che magari c'è, che l'ho vinto come in un giochino, grazie al fatto di aver fatto qualcosa, quindi ho vinto l'indicazione. Oh, ok. E poi adesso è anche il momento in cui io ho il compito di indicare anche agli altri, essendo genitore, quindi mi piace l'idea, sono obbligato a dover indicare qualcosa ai miei figli. A 40 anni pensi sempre di essere troppo vecchio per avere figli, quindi ho sempre sperato di crescere, di vivere insieme a lei, naturalmente il più possibile, e credo che l'ambizione sia quella di veder crescere i tuoi figli e dargli la mano fino a un certo punto, e poi loro possono andare da soli e tu puoi anche scomparire. L'evento brutto è quando è morto mio marito, bruttissimo. Poi ce n'è poi un altro quando è morto mio figlio. Quando scompaiono il contatto è diverso, perché io ho sentito, mi è venuto a mancare, non avevo più una protezione dietro che ti danno i tuoi genitori. Io quando ho perso i miei mi è mancato, mi è crollato tutto dietro, insomma, dico, non ho più niente adesso dietro di me. La prima impressione, no? Hai dei pilastri, hai delle colonne, hai dei punti di riferimento fondamentali, e quindi il rapporto poi lo tieni con quello che hai dentro, che ti hanno lasciato comunque dentro. Manca il contatto quotidiano, ma ce l'hai magari, diciamo, con un dialogo interiore, ecco. Tutti abbiamo avuto modo di conoscere persone che per sfortuna o per scelta, molto spesso per sfortuna, non hanno avuto i genitori, non hanno avuto quella figura, che è la prima figura che abbiamo noi, soprattutto la mamma al momento della nascita, è la prima persona che ci prende per mano, il primo nostro contatto. E anche per istinto penso che si seguano, soprattutto nei primi periodi di vita, i primi anni di vita, si seguono e ci rimangono comunque dentro le cose, i modi, le paure anche che un genitore ci trasmette, quindi la figura più importante che si possa avere è quella dei genitori. Per me la famiglia è tutto.
Anche se io vivo sola, il mio pensiero è sempre alla famiglia. Riposa, Signore, dormi di domani, per cui incarnato un atto redentore, proso peccatore, comincia sa via. È una cosa che fa parte della vita, è una dote che ti viene data quando nasci, per definizione. C'è chi è più fortunato e la supera, anzi la valorizza, la trasforma come un bravo alchimista, c'è chi ci rimane impantanato, c'è chi non la capisce, c'è chi non la vive, ma in ogni caso tutti, chi più e chi meno, in diverse percentuali, però abbiamo questo alternarsi di quest'onda di gioia, felicità, tristezza, insomma, il bene, il male, le cose che vanno in un certo modo o al loro contrario. Tanto vale affrontarla dentro il tuo strumento principale, cioè quello che per te è fondamentale, perché hai la possibilità di veicolare in modo più saggio e migliore, con più strumenti, con più forza, tutto quello che succede nella vita. Io ti porto a nare scappo, Vinza ha cominciato a cantare a manno, si chiama, io già 20 anni, so. In genere si canta dai primi minoreddo, so, no? Comincia a 9 de canno, so. Cominciare a provare. Io sono arrivato un pacchetto in ritardo, di Zichirimo. Però este probabilmente qualche cosa che io già intro, però non io a pogalo espresso, no? Un mio amico che fa il musicista, in un periodo era fidanzato con una ragazza che lo voleva spingere verso un lavoro più sicuro. E lui le diceva: ma se io non faccio questo mi intristisco, mi ammalo e muoio. Ed era perfetto, era proprio uno che aveva una buona dose di introspezione per capire che non avrebbe potuto farlo. Io credo che una delle ricchezze della vita sia proprio la passione per una cosa, per un'arte, per un mestiere,
e che hanno bestia la passione, esomine, vivete più sereno e la vita si la goditi, che è una vita che ne passione è la vita di una macchina, chi ha che te las cose, che si è stata programmata gai, però non l'ha fa che te, chi in passione l'ha fa che te solo, che questo è il suo compito suo, l'istruzione chi l'ha dato, però vivete che ne passione. Se uno non si esprime nel migliore dei modi, rimane frustrato in tutti i campi, poi questo, la frustrazione c'è in famiglia, come figlio, come genitore, come... Credo che proprio dipenda da quello, quando tu non sei libero di poter fare quello che desideri, sei frustrato purtroppo. Beh, la difficoltà maggiore nei rapporti appunto, cioè per questa scelta che ho fatto, chiaramente non è piaciuta ai miei genitori, perché loro si aspettavano da me insomma una diversa realizzazione della vita. La famiglia dovrebbe avere quella forma di rispetto, di democrazia psicologica, per lasciare che ognuno vada per la propria strada, perché il conto da pagare dopo è salatissimo, non c'è cosa più brutta di persone, io ne ho conosciuto tanti, ne conosco, che dicono io volevo fare la ballerina, però il mio padre era medico e quindi hanno una tristezza di fondo, perché hanno tradito se stessi, hanno tradito la propria anima, e nel momento in cui piano piano te ne privi magari non lo percepisci, ma perché da un certo punto di vista pensi che si possa sempre fare, poi quando invece arriva un punto nella vita in cui non c'è più il punto di non ritorno, cioè c'è il punto di non ritorno, allora uno dice io non posso più fare la ballerina perché ho 50 anni e... Allora dici, e se l'avessi fatta? E non l'ho fatta, e mio padre e mia madre non ci sono più nel frattempo. Quindi già hai capito che tutto è in trasformazione, che la vita è un movimento incessante. Quindi non bisogna, bisognerebbe almeno imparare a cercare di non attaccarsi, e non attaccarsi è anche, si manifesta anche nel rispettare noi stessi e non attaccarsi al giudizio che gli altri hanno su di noi. Dunque, per lui è stata una buona scelta, per mia madre invece la cosa è stata più difficile da accettare, anche se poi negli anni, in effetti, vedendo che io comunque ero felice di questa mia soluzione, si è convinta, tutto sommato, vabbè, non si ritrovava in casa un avvocato, però comunque si trovava una persona che comunque aveva trovato la sua dimensione, un suo modo di star bene anche nella cosa. Qualsiasi tipo di gabbia che viene imposta, che già ce ne sono tante nella vita, già per come siamo strutturati noi, che non possiamo fare quello che vogliamo. Abbiamo la forza di gravità, dobbiamo mangiare, dobbiamo bere, dobbiamo dormire, e poi dobbiamo anche rispettare la natura, rispettare gli altri, le leggi dello Stato. Abbiamo un sacco di leggi che ci bloccano, e va bene, quindi cerchiamo di limitarci a quelle della sopravvivenza e del buon vivere. Se ci facciamo mettere ulteriori leggi che vanno oltre il buon senso, e stiamo uccidendo una parte di noi. Noi siamo su per giudice che abbiamo, siamo noi matessi. Noi siamo su giudice più severo che abbiamo. Che noi non possiamo narrare faule, non possiamo mentire. Non è nata la macchina della verità, siamo su noi, su giudice pur severo. Allora, secondo me a volte, non lo so se è un fatto della società, un fatto dell'epoca, chiamiamolo così, però a volte vedo delle persone che si sentono perdenti prima di partire, questo è un grave errore. Sì,
secondo me sì, c'è questo da parte dei giovani, questo del posto è diventato, ma non solo dei ragazzi, credo che i ragazzi poi alla fine non importa niente, è la società che ti spinge a credere che per vivere devi avere per forza un posto fisso, ma invece si vive anche con un'idea, con la passione che ti porta avanti, e poi alla fine se sei fortunato, se hai delle capacità, riesci anche nel tuo mestiere. Ma la persona si complica l'esistenza, che l'esistenza pure è complicata, la vita oggi non è facile. Non è facile che abbia metà difficoltà, problemi economici, problemi di fare un lavoro, però secondo me l'assente si soffrita pure che sono mancato sorvalore, che in un tempo rendiano l'assente più serena e più felice, per esempio la famiglia prima ini non solo famiglia formata da un babbo, una mamma e un izzo, ma vieni pure su manneddu, su mannedda, chi sei in domo, sorzio, so. E la società è come te potete essere la nostra, sarda, la società antica, la sente si aiuta, impari, si vai a qualche problema, viti un parente, un icchino che ti dai una mano per superare un problema. Oggi la sente ermeta proprio individualista, pensa a solo a si interesse proprio e si interessa a essere su pruso e se su inari a collire canto prusinari che de canno chi su inari a catta sa velocità, poi è una corsa in qualche maniera a ponere a banda su inari, però poi gli stiamo schircanne qualche cosa che non è una cosa materiale, ma tocca pure di apprezzare la semplicità di questa cosa, di cercare la serenità, non una felicità isterica, ma semplicemente la serenità di si accontentare di questa spacca cosa e di ascoltare Zosatte Rosso. Però me ne sento non s'abissa, specialmente il Sovano, non s'abissa i tesoro yuken in mano. E quindi se la complica la vita. Se tu, tu sei fortunato che sei nascita in Occa, bastate che non sei stata fortunata, bastate che è nascita in che ne so, in altri luoghi i nuovi sono murine di Ghana, di Sagana, noi sì, non bila, noi sì, siamo fortunati, se ci stiamo, se noi stiamo, certo, naturalmente Toganna si arriva prima, si fatto questa crisi, si interna questa crisi, no? La gente non sta vagliando e quindi purtroppo ti picca a ti limitare questa cosa, invece di stare a girare, di andare a, che ne so, a ti dire una cosa, o ti limita. Sa. Però io torno a Sarri, io non ho che sembro fortunato, se non sembra scritto. A parte che poi sono fatto questa cultura che noi abbiamo, no? È una cultura molto immensa, ermanna, antica, questa tradizione, la Sardegna mantiene, è una delle regioni, delle spacca regioni in Italia. Chi mantiene la tradizione il via, quindi poi si sente che si complica la sua vita, che bisogna andare, per me si sente che non usa il suo scarvello, che invece deve pensare a queste cose veramente buone, a queste cose belle, magari si sta pensando a internet, si sta pensando a cure, non c'è cioè, internet non ti dà nulla, e si sente che ti dà sapore. Tanto batte una cosa che io per esempio bastante tanto stipo di fortuna, per esempio, no? Bastante che è fortunata che su inari, bastante che è fortunata che riesco a battere terreno, so. Io sono fortunato che Dio mi ha dato una bella occhia, mi ha dato suo amico che cantare, io mi ha dato un lavoro e sto bene con lui. Io vorrei conoscere tutto il mondo. Sarebbe bello. Comunque ho girato, dai, ho visto Roma, Milano, Firenze, tutti bei posti, no? Non tutti in questi paeselli hanno visto quello che ho visto io. C'è tanta gente che non conosce neanche i paesi che abbiamo vicino. Gente alla mia età
che non conosce neanche paesi vicini. Io sono già fortunata che ho visto tanto, ho girato molto e lavorato molto. Io sono contenta di tutto, te l'ho detto. Cosa vorrei dire? Ho fatto 60 anni di commercio, 54 di con la macchina, di autista, e non è poco, dai. Altro non potrei. Ho questi figli bravi, intelligenti, i nipoti altrettanto. E quello non è una bella cosa. La fortuna non so quanto conta, però conta molto l'ostinazione per riuscire ad andare avanti. Conta molto il tuo lavoro, lavorare tanto, secondo me. Non perdersi alla prima delusione e poi accettare anche i suggerimenti dei maestri, degli altri, filtrandoli naturalmente, cercando di capire quali sono quelli che possono essere i tuoi vantaggi, perché non sempre la gente è sincera. Però bisogna persone che invece non bi la che ne mai realizzare, forse che puntano a qualche cosa che non beste in questa terra. Questo è proprio un'illusione a ti realizzare. E tanto sta cercando sempre scarchi cosa, de menzusu, e gai non godere di nulla. Invece, la realizzazione non è un obiettivo che tu devi arrivare, devi psichire, ma sono metas obiettivo. Inizia a pacca cosa, che tu die pro die, poter fare, sono gradino, passo al minore, che tu pone die pro die, e oie. Pensa bene, oie ha portato questa cosa, oie sono stato bene capo cantato, oie sono stato bene capo salutato un amico che può vent'anni che ne idere, e sono stato chinisse e non siamo ammentato sparisi de canno imusu minores pizzino, ecco, questa sono la realizzazione spura della vita, ecco. Non pensiamo tanto a su chi siamo, a che ne è come, ma io chiamo un occhio che ha pompiata ad Enantisi, a suo tempo benidore, il futuro, e un occhio a suo tempo passato, a su le cose che abbiamo sbagliato, le cose che potevano andare menzo, come sono andate. E per questo problema noi non viviamo bene sul presente, che siamo stirati su un pacchetto del suo tempo benidore e un pacco del suo passato, del suo questo stato. Il suo passato è, per me, è come un baule manno pieno di tante cose. Bisogna cose belle e bisogna cose male. Le cose belle ti lamentano, però belle chi sono. E un pacchetto ti dispiace e te che magari oggi non bisogna più di queste cose belle. Prima erano belle e come queste cose non bisogna più. E queste cose male sono matessi, bisogna stare, però ti hanno fatto soffrire, magari non mi chiede manco pensare, che non ti lamenta di star male, però queste pure a che parte di questa vita? Questa vita non potete essere stato un godire, non potete essere stato una felicità. La cosa male spuro non hanno aiutato a crescere, però non dia mai tornare a palasa, non dia tornare mai a palasa, che non ha senso. La vita è una strada che è andata ad Enantisi. A ti girare a palasa non ti servi più a metà. È servito su tretto il cammino che ha fatto, però questo l'ha fatto e ti lo deve in qualche maniera ponere a parte.
E invece il rapporto con la terra, beh vabbè, ho anche quasi praticamente risposto anche già prima, certo, in effetti è proprio il fatto che è quasi anche un po' la ricerca proprio dell'essere uomo, nel senso proprio di un essere vivente, come tanti altri animali, che si deve muovere e deve procacciarsi il cibo, deve crearsi una tana, eccetera, eccetera. Cioè, per me la terra, cioè il legame col posto, e poterlo fare anche in una regione così, che dal punto di vista climatico, per esempio, anche è molto favorevole rispetto a tanti altri posti, e poi ti offre effettivamente tante occasioni. Sembra, appunto, anche detta così, poi queste tante occasioni, uno dice, caspita, se ho tutte queste occasioni, allora perché in Sardegna è così alto, per esempio, il tasso di disoccupazione dei giovani? Forse proprio perché, appunto, non c'è questo legame invece con la terra, perché in effetti quello che si è determinato da quando ero ragazzino io in poi è stato, anzi, proprio quasi un abbandonare la campagna come una cosa comunque non avrebbe portato a niente, non ti avrebbe realizzato, non ti avrebbe... Allora, una Sardegna non solo antropomorfizzata ma anche padrona della propria persona, del proprio essere umano Sardegna. Io immagino che mi percepisca come uno di casa che si muove tranquillamente, educatamente, come se fosse disinvolto a casa sua, ma un po' ribelle nel senso non così attaccato in modo appiccicoso, ma un po' libero. Io penso che mi è data come un uizzo, e già io come una mamma. Questo è per me il rapporto che veste tra me e questa terra in cui visto. Che comunque io mi devo ritenere fortunato se sono nascito in Occa. Che in tutto questo anno, dai minori di Vincenzo Como, io sono sempre stato bene. Ma ho detto che si sente, ha girato, ha visto lo corvono, ha visto, a me mi sa terra, per me è una cosa sacra. Una mamma è una mamma. Ecco, questo per me è il rapporto che mi potete essere tra me e la Sardegna. Allora, io una cosa che ci tengo a precisare, se la Sardegna fosse una persona ci direbbe tenetemi come il mondo mi ha creato, perché forse ciò che sbaglia l'uomo a volte è modificare intensamente quello che la natura ha dato. Quindi, per fortuna, la nostra zona è abbastanza selvaggia, è stata pochissimo modificata. E soprattutto, se fosse una persona, direbbe rispettatemi per quello che sono. In tutti i modi, nell'inquinamento, negli incendi, nel modo di costruire e nel modo di vivere la Sardegna, perché comunque la Sardegna dentro, pur essendo una piccola isola, ha grandissime cose da presentare. Ma io sicuramente la vedrei bene, me la sposerei sicuramente. Poi lei non lo so, ma il fatto giovato che sia per una schittinocca che mi ha pacherfito di essere in occa, che era nasce mi chiede bene. Penso che mi possa abbidere come un uizzo. Un uizzo in mezzo a tanto satero, però penso un uizzo vinta importante. Non che gli ho essere preso un tuo, però sono orgoglioso di girare su mondo, di anche girare su numene della saida nostra, di vizi. Ma poi cannosese in nedda da sa Sardegna, è vero che ti narasa tenore di vizi, però vizi poi este un puntino minoreddo, e tanno edasa da sa Sardegna. E sa Sardegna ergalo minoredda, no? Si prusi nedda annas ergalo minoredda puro, però è talmente manna di storia e di tradizione che noi si... Non potimo no, essere orgoglioso di girare come tesardo in tutto il mondo.